Come commenta l'arresto di Arata? Beh, l'arresto di Arata va nella direzione di quello che si è detto anche in campagna elettorale, con la differenza che noi abbiamo commentato sempre con la coerenza e la credibilità che ci ha contraddistinto, cioè che la questione morale, la questione vera del nostro paese, quella più dura, quella più importante, quella più drammatica, la vicenda Arata, come la vicenda del sottosegretario e degli indagati, è stata materia da campagna elettorale, il cui Imbun Di Maio continuava a dire che bisognava scegliere tra gli onesti e chi prendeva le tangenti. Mi pare che Di Maio e Salvini si sono riabbracciati come avevamo tutti quanti previsto, vanno d'amore e d'accordo, quindi la domanda andrebbe fatta a Di Maio. Adesso gli sta bene continuare a governare con chi evidentemente se la fa con persone che sono tutt'altro che distanti dai temi della moralità, della corruzione, dalle collusioni. Oggi sentivo Salvini che diceva che bisogna tassare in maniera adeguata chi fa uso di profitti illeciti. Da Salvini stiamo aspettando ancora la restituzione dei 49 milioni. Ma di Salvini, come dire, chi lo conosce lo evita. Il tema è Di Maio. Quindi mai è finita la campagna elettorale, vedrete che non parlerà più né di onestà né di questione morale e non avrà problemi a vedersela con quindi Di Maio, Giorgetti, Arata e tutti gli altri.